Allora, a questo punto abbiamo scritto il nostro caso d'uso di livello summary, che per l'appunto fa da sommario a questa serie di caratteristiche. Il passo successivo è di andare a definire i casi d'uso di livello user goal che corrispondono ai sottobiettivi, ai goal propri degli attori nei confronti del sistema. Allora, in questo caso molto semplice, c'è un unico summary. Più in generale, in sistemi più complessi potremmo avere più casi d'uso di livello summary, perché abbiamo più insiemi di funzionalità. Di solito questi insiemi di funzionalità sono chiamati feature. Quindi una feature, caratteristica del sistema, è un insieme di funzionalità che siano coerenti e consistenti tra di loro. E può essere ragionevole andare a definire un summary per ciascuna feature del sistema. Iniziamo quindi a definire il nostro caso d'uso di livello user goal per il primo sottoobiettivo, creare l'evento. Andiamo a inserire una nuova pagina in cui copiamo la nostra struttura. Il caso d'uso, in questo caso, abbiamo detto, è creare l'evento. Lo scope è quello di prima, non lo sto a indicare. Il nostro livello, abbiamo detto, a questo punto è user goal. Il primary actor, abbiamo detto che è l'organizzatore, e l'intenzione di questo organizzatore è definire i vincoli per l'evento e invitare i potenziali partecipanti. Qui una possibile tentazione era quella di suddividere questo caso d'uso in due parti, uno definire i vincoli e poi l'altro invitare i partecipanti. Non c'è una controindicazione forte, se non il fatto che invitare potenziali partecipanti è un'attività decisamente troppo semplice per essere messa in un caso d'uso a parte. E quindi i casi d'uso non devono essere troppo complicati, ma non devono essere neanche troppo semplici, altrimenti in realtà andiamo a descrivere con una struttura complessa un passaggio troppo elementare. Quindi bisogna trovare un giusto equilibrio. Support actor non ne abbiamo. Interessi degli stakeholder. Per il momento lasciamoli perdere, poi andremo a definire, a rivedere dopo quali possono essere, come pure le precondizioni, le garanzie e i trigger. Passiamo direttamente al nostro scenario principale. Che cosa succede come primo passo?
Il primo passo è quello in cui il nostro attore, l'organizzatore, richiede di creare il sondaggio. Quindi l'organizzatore chiede di creare il sondaggio. Possiamo anche scriverlo in maniera più semplice, tipo crea il sondaggio, crea un nuovo sondaggio. Quindi crea l'evento, perché abbiamo detto che si tratta di evento. Quindi scrivere sondaggio sarebbe stato un errore, perché avremmo utilizzato una terminologia non consistente. Se volete, andando a vedere il filmato di quello che avviene, quando siamo a questo punto e facciamo un clic sul Create Poll, questo è proprio quel passo che stiamo descrivendo. Quindi l'utente chiede di creare il sondaggio e Doodle, come passo successivo, chiede di inserire le informazioni. Il sistema chiede le informazioni. Diciamo essenziali. Dove andiamo a scrivere quali sono le informazioni essenziali? In linea di principio non lo scriviamo qui nel caso d'uso, perché nella fattispecie le informazioni essenziali sono 3 o 4, quindi c'è il titolo, il luogo, la descrizione, il nome dell'organizzatore e il suo email, quindi sono 5 campi. Potrebbero stare nel passo, in uno step. In generale le informazioni potrebbero essere molte di più, e quindi tendenzialmente noi quali sono le informazioni non lo scriviamo direttamente nel caso d'uso, ma lo metteremo in una sezione a parte del nostro documento di requisiti. Se sono veramente poche, possiamo anche andare a indicare qua. Quindi titolo, descrizione e email, più altre che magari sono di secondaria importanza. L'organizzatore fornisce i dati, o meglio, fornisce le informazioni essenziali. Il sistema convalida le informazioni e richiede di indicare le opzioni. L'organizzatore fornisce le opzioni, il sistema convalida le opzioni
e riepiloga l'evento. L'organizzatore conferma, il sistema fornisce l'URL per poter accedere all'evento. Vi faccio notare che l'organizzatore fornisce le opzioni è una generalizzazione di quello che noi abbiamo visto nel nostro esempio precedente. Se ricordate, dopo aver indicato le opzioni, prima indicavo le date, dopo aver indicato le date andavo a indicare le fasce, poi davo una, sceglievo di utilizzare un sondaggio di base e finalmente arrivavo alla richiesta di confermare. Quindi il fatto che prima seleziono le date, poi seleziono gli istanti temporali, eccetera, è un dettaglio che riguarda la progettazione dell'interfaccia utente. Se volete, anche questi passi qui, il sistema convalida le opzioni e riepiloga e l'organizzatore conferma, sono un qualcosa di più. Perché il fatto che ci sia un riepilogo e poi l'organizzatore confermi, se volete, è un dettaglio, può esserci o meno. Quindi, volendo ridurre ancora un po' il nostro caso d'uso, diciamo che il sistema convalida le opzioni, riepiloga l'evento e fornisce l'URL per poter accedere all'evento. Vi ricordo che allora, è ovvio che è difficile trovare il livello giusto. Ricordiamoci che noi dobbiamo qui andare a indicare le intenzioni, non andare a indicare le singole, i singoli inserimenti di dati che vengono fatti, perché quelli saranno oggetto di una progettazione successiva. Il fatto che ci sia una pagina in cui seleziono le date, un'altra pagina in cui seleziono le fasce orarie, è un dettaglio dell'interfaccia grafica. Ok? Probabilmente non è un requisito. Un nostro committente che vuole un sistema per organizzare gli appuntamenti, gli eventi, non ci impone come requisito che prima si selezioni la data e poi si selezioni le fasce orarie.
In termini di esercizi d'esame, questa probabilmente è la soluzione migliore. La soluzione precedente, quella con il passo intermedio di conferma, poteva anche andare bene. È ovvio che c'è un certo margine di soggettività nel capire che cos'è necessario e cosa no. Soprattutto nel momento in cui voi leggete un breve racconto di cosa fa il sistema, è difficile che possiate avere un'idea chiara e netta di cosa deve fare. Quello potete avere se voi interagite con un cliente che vi dice esattamente cosa vuole e quali sono le sue richieste. E quindi ci sono un po' di margini. Quello che invece è sbagliato è non andare a indicare chiaramente chi fa che cosa, quindi l'organizzatore, il sistema, l'organizzatore, il sistema, l'organizzatore, il sistema. Non visualizzare, che non rendere l'idea che la nostra procedura vada avanti. Qui è ovvio che quando passo dallo step 1 allo step 2 ho un avanzamento, perché prima l'organizzatore richiede, a questo punto il sistema gli chiede delle informazioni, ulteriori dettagli. L'organizzatore li fornisce, allora il sistema li convalida e ne chiede altri. Il sistema convalida, quindi abbiamo chiara l'impressione di un avanzamento di una procedura. Ok? A questo punto ci resta l'identificazione delle estensioni. Che cosa può andare storto? Vi ricordo che in questo caso è importante fare l'operazione in due passi: prima capire quali sono le condizioni di fallimento e poi andare a decidere che cosa il nostro sistema deve fare a fronte di tali condizioni. Vi richiamo brevemente quali sono i casi che di solito consideriamo. Percorsi alternativi, quindi altri modi di fare le cose, che se ci sono delle alternative, noi indichiamo una principale nel main success scenario e nelle extension indichiamo le altre. Secondo voi ci sono altri modi alternativi di fare questa operazione di creazione di un evento? Io non ne vedo. L'attore non si comporta in maniera corretta, quindi fa qualcosa di errato. Oppure è inattivo. Il fatto che si comporti in maniera incorretta non saprei esattamente. Inazione, ecco sì, questo potrebbe avvenire, cioè in qualunque dei passi in cui il nostro attore deve fornire delle informazioni, potrebbe non fare nulla, esempio chiude la pagina, e quindi scade il tempo massimo per cui queste informazioni sono valide.
Quindi, una possibile estensione che può avvenire al punto 2, no, scusate, al punto 3 e al punto 4, scusate, al punto 3 e al punto 5, quindi quando l'organizzatore fornisce le opzioni. Quindi 3 e 5 A organizzatore non fornisce informazioni entro tempo massimo. Un altro caso tipico di failure condition è quando io ho una convalida e questa convalida non va a buon fine. Quindi 4A informazioni non corrette o incomplete. E l'altra convalida è qua, al passo 6, 6A informazioni non corrette o incomplete. Quindi, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto percorsi alternativi non ce n'erano, attori che si comportano in maniera non prevista, non abbiamo individuato nulla, inattività l'abbiamo fatta. Esito negativo di una validazione l'abbiamo messo, risposta inappropriata diciamo che l'abbiamo messo qua dentro, quindi dentro la validazione abbiamo considerato anche la risposta non appropriata. Fallimenti interni che possono essere prevedibili. Sinceramente a me non viene in mente nulla. Okay, è un sistema web, non è che possa finire la carta o cose di questo tipo. Sì. Ma che il sistema sia in rotazione, quindi non disponibile al momento, non è considerato come Ecco, questo potrebbe essere un evento, sì, potremmo metterlo qui dentro. E se una cosa, se noi prevediamo che il nostro sistema possa andare in manutenzione di tanto in tanto, quindi è una cosa che noi prevediamo avverrà, è ragionevole metterla qui dentro. Quindi sì, il nostro sistema potrebbe essere in manutenzione. Questo è un evento, quindi dobbiamo indicarlo in qualche modo. Sì, questo è un possibile evento. Altri fallimenti, non saprei, cade la connessione durante la trasmissione, ma in realtà questo è il sistema non riceve la risposta. Quindi non è rilevabile direttamente dal sistema. Si spegne il PC del nostro organizzatore. È un fallimento, ma il nostro sistema non lo può rilevare. E ricordiamoci che è un qualche cosa che deve essere rilevabile al nostro sistema. Il nostro sistema è un server web che sta in remoto, dall'altra parte dell'oceano magari, e come fa a accorgersi che da noi è mancata la corrente e quindi il nostro PC si è spento? Al limite scadrà il tempo, ma ricadiamo nel caso precedente. Non è un qualcosa di rilevabile al nostro sistema.
Altra possibilità, io lo metterei al passo 1, come è stato suggerito, 1A, il sistema è in manutenzione. Lo metto come primo passo qui. A questo punto devo vedere se ci sono tutte, se me ne vengono in mente altre, eventualmente fondere delle condizioni analoghe. Io le uniche due condizioni analoghe che potrei considerare di fondere assieme sono queste due qua, la 4A e la 6A. Entrambe sono informazioni non complete, incomplete oppure non corrette. Ragionevolmente però la 6A vuol dire che io richiedo di nuovo e quindi torno al passo 5, mentre invece sulla 4A torno al passo 3. Quindi non sono esattamente identiche. Se entrambe mi dicono torni dall'inizio, allora sì, sono esattamente la stessa cosa, vengono gestite allo stesso modo e le posso fondere assieme, altrimenti no. Quindi andiamo a questo punto, consideriamo completa la nostra lista, andiamo a decidere come gestire questi eventi di fallimento. Il sistema è in manutenzione. Beh, allora in questo caso il sistema segnala l'indisponibilità e il caso d'uso termina con un fallimento. Il nostro attore non riesce a raggiungere il proprio obiettivo. L'organizzatore non fornisce informazioni nel tempo massimo. Qui dobbiamo decidere cosa fare. Dal racconto precedente non possiamo dedurlo, quindi dovremmo o fare noi una proposta al nostro cliente oppure chiedere al nostro cliente come si deve comportare il sistema in questo caso. Quello che possiamo fare è fare un'assunzione di come potrebbe comportarsi il sistema. E non c'è scritto da nessuna parte, quindi siamo liberi noi di inventare un qualche tipo di comportamento ragionevole. Se l'organizzatore non fornisce le informazioni entro un tempo massimo, il sistema annulla l'evento e cancella tutte le informazioni. Ripeto, questo è quello che noi facciamo nel caso di un esercizio. In un caso reale chiederemmo delle informazioni. Se il nostro cliente non è in grado di rispondere, magari andiamo a chiedere a chi deve progettare il sistema quale possa essere un comportamento ragionevole e semplice. Chiaramente, se il cliente non ha delle esigenze, cerchiamo di andare a dare un comportamento che non sia difficile da realizzare. Dopodiché, una volta che l'abbiamo scritto, andiamo a verificare con il cliente se quel tipo di comportamento è accettabile.
Al passo 4, se abbiamo informazioni non corrette e incomplete, andiamo semplicemente a dire che il sistema segnala l'errore e si ritorna al passo 3. Cosa analoga viene fatta nel caso della condizione di informazioni non corrette e incomplete al passo 6A, il sistema segnala l'errore e si ritorna al passo 5. Ok, domande, osservazioni? Sì. Sì, è un po' troppo sintetico. Poi, allora, potresti assumere che questa sia una notazione standard, però in questo caso non torni semplicemente al passo 3, ma il sistema fa qualcosa, segnala l'errore. Se vuoi essere estremamente sintetico, si può scrivere vai al passo 3. Scrivere 3 soltanto è forse un po' troppo critico. Passo successivo, vado a definire il prossimo caso d'uso. Quindi inserisco un salto di pagina e vado a mettere qua il nostro caso d'uso successivo. Questo potrebbe essere il caso d'uso di chiudere il sondaggio, l'evento, lo scopo è sempre il nostro sistema di pianificazione eventi, il livello abbiamo detto che è user goal, intention in context, l'organizzatore sulla base delle preferenze fornite dai partecipanti definisce una calendarizzazione chiude l'evento e sulla base delle preferenze fornite dai partecipanti definisce una calendarizzazione. Attore primario è sempre lui, il nostro organizzatore, attori di supporto non ce n'è. Attenzione che io se metto un attore è un qualcuno che fa qualche cosa nel nostro caso d'uso. In questo caso i partecipanti non fanno niente, hanno già fatto qualcosa in altri casi d'uso, non in questo.
Quindi deve essere qualcuno che fa esplicitamente qualcosa. Interessi degli stakeholder. Ecco, qui magari possiamo soffermarci un attimo. È interesse degli stakeholder partecipanti che l'organizzatore tenga conto delle loro preferenze. Lo scrivo qua, avremmo potuto anche scriverlo nei casi d'uso, beh, quello precedente no, ma quello di summary, perché qui è estremamente rilevante. Se il mio organizzatore sceglie una data in cui invece di esserci il numero massimo di organizzatori è una data che fa comodo a lui, oppure sceglie una data perché vuole escludere qualche partecipante che non gli sta simpatico, ecco, allora va contro gli interessi degli stakeholder, che sono i partecipanti. Gli interessi in questo caso è che ci sia la partecipazione massima. Quindi, da parte degli stakeholder partecipante, deve tenere conto delle preferenze e scegliere una data che massimizzi la partecipazione. Se noi indichiamo questo, vuol dire che il nostro sistema dovrà tenere conto di questo e quindi permettere all'organizzatore di scegliere soltanto tra le date che hanno il numero massimo di partecipanti. Questo è un messaggio che noi stiamo trasmettendo ai progettisti. È un vincolo che loro dovranno osservare. Se invece questa non è un interesse che il nostro sistema deve garantire, allora possiamo eventualmente lasciarlo da parte. In realtà io qui metto gli interessi e poi qui vado a dire quelli che sono garantiti, quindi in realtà c'è questa piccola differenza. Quindi posso esprimere comunque l'interesse e qui andare a dire se questo viene garantito o meno. Se io metto qui un interesse e poi non lo garantisco, sto dicendo chiaramente che il sistema deve ignorare quel tipo di interesse. E quindi di solito gli interessi che metto lì dovranno poi comparire nelle garanzie o minime poi di successo. Precondizione. Io ragionevolmente posso chiudere il sondaggio per un evento dopo che questo è stato aperto. Okay, quindi, prima di poter eseguire il caso d'uso di chiudere il sondaggio, devo aver eseguito il corrispondente caso d'uso di apri e crea il sondaggio, scusate, crea l'evento. Okay, altrimenti che cosa chiudo? Quindi ha senso mettere qui come precondizione che l'evento oppure
il sondaggio relativo all'evento è stato precedentemente aperto. Un'altra precondizione che potrei mettere qua è, ad esempio, almeno un partecipante ha indicato le proprie preferenze. Se questo mi sembra ragionevole. Se invece non è così necessaria come condizione, la lascio fuori. In generale la regola è: se c'è qualcosa che è necessario lo metto, se è opzionale evito di andare a inserire dei vincoli addizionali per il mio sistema. Che cosa metto nelle precondizioni? Metto una o più condizioni che possano essere rilevate dal sistema. Quindi che il sondaggio sia stato preventivamente aperto è un qualcosa che il sistema è in grado di rilevare. Altra condizione: il sondaggio, quindi E, il sondaggio relativo all'evento non deve essere già stato chiuso. E se è già stato chiuso non posso richiuderlo e ridefinire la data. Okay? Quella, una volta che è chiuso definitivo. Anche questa è una condizione che il nostro sistema è in grado di rilevare. Se queste condizioni non sono verificate, il caso d'uso non può essere eseguito. Cosa vuol dire questo in pratica? Beh, dipende da come è realizzato il sistema. Vuol dire che il link per andare a chiudere il sistema non è attivo, oppure che se faccio clic sul link per chiudere, il mio sistema mi dice che mi risponde con un errore. Okay? Non so esattamente come gestire questi eventi e comunque non lo dico in fase di requisiti, semplicemente dico che quanto è descritto nel caso d'uso non può avvenire se non sono verificate quelle due condizioni. Può essere utile se c'è una qualche entità del nostro sistema che può trovarsi in vari stati, andare a disegnare un diagramma a stati in cui indico quali sono gli stati possibili e quali transizioni sono permesse da uno stato all'altro. Garanzie minime e garanzie di successo. Garanzie minime in questo caso non saprei che cosa mettere, se non che l'organizzatore ha accesso ai dati, alle preferenze. Le garanzie di successo, ragionevolmente, se abbiamo messo questo interesse dello stakeholder partecipante, viene selezionata
un'opzione che massimizza la partecipazione. Non ho nessun trigger e vado a definire quello che è il mio main success scenario. L'organizzatore chiede la misura dell'evento. Il sistema chiude l'evento e chiede la selezione di un'opzione. L'organizzatore sceglie l'opzione, il sistema registra scelta, valida e registra la scelta. Tra l'altro vi faccio notare che io qui ho sbagliato perché chiamo il sistema e poi organizzatore, o chiamo l'organizzatore e il sistema, oppure chiamo sempre organizzatore e sistema. E questa è una piccola inconsistenza. A questo punto cosa devo ancora fare? Devo andare a individuare le failure condition delle estensioni. Visto che ci sono queste precondizioni, il sistema non ha bisogno di convalidare nulla. Okay? Se io non mettessi queste precondizioni, allora qui il sistema dovrebbe fare una convalida che potrebbe avere un esito negativo. Posso comunque avere un'inattività, sostanzialmente al passo in cui l'organizzatore deve fornire l'opzione, quindi 3A l'organizzatore non sceglie l'opzione nel tempo massimo concesso. Posso avere un 4A
opzione scelta, non è valida. Ad esempio perché non corrisponde a una delle opzioni garantite. Se il sistema mi garantisce che sicuramente deve essere scelta una opzione che massimizza la partecipazione e l'organizzatore ne sceglie una che non massimizza la partecipazione, il sistema deve verificare e garantire quella garanzia. Potrebbe esserci anche l'opzione che abbiamo visto prima, in cui il sistema è in manutenzione. Ok, quindi se poi vediamo che il sistema possa essere in manutenzione, avremo 1A, il sistema è in manutenzione. Faccio notare che in generale, quando è possibile ed è facile da fare, è conveniente indicare delle precondizioni e poi il mio main success scenario. Perché in questo modo lo scenario è più facile da leggere, quindi io verifico alcune condizioni prima e poi posso eseguire lo scenario, altrimenti devo andare a mettere delle eccezioni che ovviamente complicano un po' la lettura dello scenario, perché devo andare a pensare quali sono le alternative ai vari passi. Soprattutto è buona norma mettere nelle precondizioni queste verifiche sullo stato di una qualche entità del nostro sistema. Se io vado a vedere il mio scenario successo, i passi sono 4, quindi sono composti da 3 e 9, va bene. Le frasi sono semplici. La terminologia dovrebbe essere quella giusta e coerente, e quindi ho una come prima convalida del fatto che almeno formalmente il mio caso d'uso è corretto. Tenete conto che se io avessi scritto un caso d'uso con 10 passi, non è che quello è un errore sicuro. La linea guida mi dice che i passi dovrebbero essere tra 3 e 9. Se per completezza ne metto un decimo, ci penso un attimo, ma se sono convinto che questo aiuti la comprensione, lo faccio. E se però invece di metterne da 3 a 9 ne metto 15 o 20, allora è chiaro che sono completamente fuori dal mio range ammesso. Quindi l'indicazione da 3 a 9 passi è quella che viene seguita nel 99% dei casi, ma può succedere che ci sia qualche eccezione. È chiaro che posso eccedere di poco, ma se eccedo di tanto vuol dire che ho sbagliato qualcosa.